acceso, me lo accendete? Sì, è acceso. Si è sudato pure un microfono. Sì, eccomi, come sto? Malissimo. Allora, avevo promesso... Signori, ma noi si è fatto già una certa ora. Ma no, però la speranza è l'ultima. Dobbiamo dare una chance per la rianimazione. Allora, siccome avevo fatto la promessa, a questo punto un intervento bello diretto, però ho bisogno di un rappresentante maschio. No, ma non disturbiamo il pubblico, non disturbiamo no, il pubblico, per qualcuno, favore. Non lo la gente viene qua, qualcuno che non tiene il catetere, innanzitutto. L'apparecchio acustico si lato cagnate il pilo, perché quando venite a vedere gli spettacoli devono cambiare. Qualcuno che parla l'italiano, mamma mia, proprio le catombe. Allora, c'è qualche volontario che si regge in piedi, per esempio? Eccolo, eccolo, vedo una mano alzata lì. Chi è? Ah, sì? Un maronna mio. Buonasera. Grazie, ma voi siete uomo forse solo perché siete venuto qua. Un applauso a questo cavaliere che si chiama... E che ne sai, non so tu. Si chiama Fulvio. Un applauso a Fulvio. Fulvio, sei accompagnato? Non conoscete Fulvio. Dì la verità, sì. E dove sta la proprietaria di Fulvio? Sì, io avevo capito raccomandato. Ma perché non ho cambiato... Chi sia o meno peggio. Io non ho cambiato la... Voglio dire questo, lui... Voglio sapere, siete single, ma tenete la pensione di accompagnamento? Non ancora. Non ancora, e allora mi dispiace, non si può fare niente, signor Fulvio. Ma non vi mettete strane idee in testa, scusate. Allora, signor Fulvio, dobbiamo spezzare una lancia a favore dei maschietti. Noi donne abbiamo un problema che non si presenta solo d'estate, ma è tutto l'anno. Soffriamo di vampate di calore. Questo succede perché siamo stressate, perché sopportiamo troppe cose e quindi ci agitiamo e ci avvampiamo. Esiste un modo semplicissimo per farci ritornare alla nostra dimensione corporea e che serve anche per farci essere un pochino più disponibili a Sandy Mount, ok? Voi ci dovete sciosciare. Quando vedete che siamo un po' agitati, voi prendete l'attrezzo e sciosciate, va bene? Allora Fulvio, facciamo una cosa dimostrativa. Sciosciate pure voi con le mani e con la bocca. Chi da una randiera soscia solo con le mani, va bene? Allora, signor Fulvio... Ma lei da quale saitella è venuta? Ma quale saitella? Ma come si signor perfetto? Fulvio, sociate, la vedete questa ghiazza rossa? Sociate bene con prepotenza. Ma non stai la ghiazza rossa. Ah, bravo, signor Fulvio. Bravi, maestro. Ho sentito il suo calore, mamma bella, sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a famana. I bambini passano la giornata, rindalla poi Margiolina. Ma alza e sette la mattina... perché mangia rinfrisca. Non c'è male, pareva che una colica renale, però ci accontentiamo. Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola. Questi vesti che sono asciutti si guadagna la salute. Che piacere, che Goduria! No, non va bene, perché noi stiamo cantando la canzone, Goduria non fa rima, no. Ci dovete pensare un pochettino, trovate una parola che sapora un po' il tema e che fa rima, vabbè. E com'è bella respirare l'aria dolce del mio mare. Fulvio, ti sei stancato? Allora, un poco con la mano sinistra, da tuo po' facendo, fa pure un po' carete, per piacere, sì? Dobbiamo fare questa scena. Scusate, Russo, voi avete ragione, ma è una cascata di piume che emana un calore esagerato. Fulvio, ma non dare il tuo professore, pensate a me. Poi, se siete più interessati al professore, mi dispiace, che se volete facciamo cambio. Allora sociate, pensate a me. Sociate, sociate. In da casa, ma ci mise 23 ventilatori, si mi vivono a famore, io la rigarassa sta. Stai susciando che non sente niente. Soscia, soscia. Bello mio, come ti viene questo caldo che è un inferno? Da parlarmi dall'inferno. Boh, non mi voglio riscaldare. Ed avessimo avuto pronto soccorso. Sto un pochettino... Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola. Questo asciutto si guadagna, che piacere!
veramente, è proprio un dolore, ma proprio un castigo e diri, c'è schio che dolore. Non va bene, stiamo facendo una cosa a sentimento, cioè dovresti dirlo spontaneamente, hai capito? A buondare. E ti rinfreschi dal calore perché c'è il ventilatore. Allora, ringraziamo. Momento, professor Romano. Si è rotto le scale. Momento, l'ultima. Signor Fulvio, scusate, ma perché tenete sta piezza e giacca? Ma lo avete un po'. Indimenticavo, guardate e sentimmo cavere o no? Stiamo sudando appresso a voi. Abbiamo capito che te volete dimostrare che tenete una cosa di soldi, posate. Allora, adesso dovete... Voi siete qua dall'inizio. Allora, quindi avete ascoltato tutta la spiegazione del professore. Vi ricordate quando ha parlato del greco, del latino? Quando ha parlato, a un certo punto, della valle di fuoco. No, la valle di fuoco no. Esatto, la valle di fuoco. No, la valle di fuoco critico. No, per favore. Allora, Fulvio, mo con due mani. Con due mani. Fatti un po' più là. Con due mani apri tutto, apri. Oh, dai, ecco qua rapì. Acca, la valle di fuoco. No, mi prego, no. Bravo, vai, insisti, Fulvio, scusate. Insisti. No, a parte che può fare che sta appicciando a furnacello, signor sta pagando. Fulvio, vai, non lo per... Vai, veloce, che la valle di fuoco è importante. Nella stanza da dormire, ma ci misuro il ghiacciere. Quando è a sera, che piacere, com'è bella io cuscire. Come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, non ti stancare. La granita di limone. È inquietante vederlo da qua, vi assicuro. Nucciolate, nufra. Fresca, sola, una persona si consola. Questi vesti che sono asciutte si guadagna la salute. Che piacere, che co. Tiempo bella una volta. Che piacere, che co. Che godere, arrova il log. Cussu calda che sta mora, sono fresca, rindo e a foro. Vedete, io la rinfresco. Grazie Fulvio, però abbiamo capito che non è cosa tua, perciò vatta a fare una bella mezz'oretta e suona là e se a posto tu recupera le energie, va bene? Grazie Fulvio. No, ma che immanaggia io, cazzo, ha capito. Grazie signori, io spero di aver portato un po' di cambiamento piacevole e non avondussugato, perché c'è anche da dire questo. Grazie professore per questo spazio, grazie maestri per il vostro strumento. Che noi è passato un'ora e 40 e dovevamo, mezz'ora fa avremmo dovuto finire, però tagliamo tutto il resto del copione. Perché magari ovviamente avete riconosciuto in Elena Vittoria una delle più grandi attrici napoletane che si è prestata a questo gioco. Sì, naturalmente. Si è prestata a questo gioco. È importante portare avanti la tradizione della sciandosa napoletana, sì. E per me è un onore. Grazie. Però avete notato i tacchi alti della nostra signorina? Voi sapete che una donna di malaffare in lingua napoletana, una donnaccia, una sgualdrina, viene appellata in mille modi, però soprattutto si usa dire che lei è proprio una grande zoccola, esatto. Uno può pensare che il termine zoccola è riferito a una guardato donna, là da là, professore, mi piace. Possa derivare dai topi, no? Perché i topi sono prolifici, sono andati a spunnendo sotto i muri come zoccola, e invece no, il termine zoccola viene fuori dagli alti zoccoletti, riferito a una donna di malaffare, perché le nobildonne del Settecento indossavano lungo la via Toledo dei tacchi sempre altissimi per evitare che il vestito si infangasse nella zanga, nella lota, nella lutamma della via Toledo. Avevano tacchi zoccoletti sempre più alti. Le prostitute dei quartieri spagnoli, che si acconciavano in maniera sempre molto appariscente, no, per attirare clienti, beh, imitando le nobildonne, cominciavano anch'esse a mettere tacchi zoccoletti sempre più alti, tanto che nel Settecento diventarono le zoccolette, zuccurelle dei quartieri spagnoli. Il passaggio semantico fra zoccolo e prostituta quindi non si deve al topo, ma si deve invece al tacco, allo zoccoletto.
Il topo però invece ci azzecca nel più bel parassello della lingua napoletana, l'ho citato all'inizio, quando qualcuno mette zizzania, mette bacchette, va a picciare un fuoco, va sul fan, in lingua napoletana chi le va sempre mettendo un pepe in gula a zoccola. In questo caso ci azzeccano i topi e ci azzecca la peste del 1600, perché nel 1656 arrivò la peste manzoniana, no, la peste bubbonica, la peste nera. A Napoli fece 300.000 morti su 500.000 napoletani, un disastro, altro che il Covid. Bisognava ammazzare i topi, che erano i portatori della peste. Come fare? I topi erano complicatissimi. Allora i napoletani escagitarono un sistema che loro credevano infallibile, ecco per cui nasce questo modo di dire. Consisteva nel catturare gli esemplari più grossi di topo, quelli grossi grossi, il zucculone, quelli rossi, e li incattivivano fra di loro, li addestravano al combattimento, come si faceva col combattimento fra cani, fra galli. Si riteneva che il topo incattivito, lui stesso, quello grosso, una volta liberato nelle fogne, avrebbe egli stesso ammazzato gli altri topi piccolini. Uno dei modi per incattivire il topo era mettere del pepe nel deretano della povera bestia. Quindi non è una sottile metafora, è proprio il gesto di mettere del pepe in culo a un topo. Ecco, lo ricuscivano e lo lasciavano andare. La speranza era che lui ammazzasse gli altri topi. Il sistema invece fallirà, non funzionerà, la peste dilagherà a Napoli, decimerà la popolazione, però rimane nell'immaginario collettivo del popolo napoletano il fatto che mettere uno contro un proprio simile equivale a mettere un pepe in culo a zoccolo. Quindi altro che volgarità, siamo davanti a una citazione di un evento storico. Però a questo punto vi chiederete come fu debellata poi la peste, visto che col vaccino AstraZoccola. Col vaccino AstraZoccola, col vaccino AstraZoccola, questa è una delucata, col vaccino AstraZoccola, questo mi è piaciuto, AstraZoccola. Beh, come fu debellata la peste? L'unico modo da allora era affidarsi alla protezione celeste, l'ho citato prima, San Gaetano, protettore delle epidemie e pestilenze. San Gaetano intervenne lui, l'unica cosa, e il 15 agosto 1656 fece un miracolo famosissimo per il quale lui si è conquistato il nome della piazza principale di Napoli, no? Piazza San Gaetano, quella via Tribunale, c'era stato la colonna Ad Peste Liberatam. Quale fu questo miracolo? San Gaetano il 15 agosto di quell'anno mandò su Napoli un diluvio universale, una bomba d'acqua diremmo oggi, che affogò tutti i topi nelle fogne e la peste, dice il miracolo, così viene debellata. San Gaetano salvò Napoli dalla peste. Però quel giorno nacque un altro modo di dire che a distanza di 500 anni noi ancora utilizziamo. Quando qualcuno mora affogato, ancora oggi diciamo chi l'hanno fatta a fine le zoccole. Bene, le zoccole in questione sono quelle del 1656. Questa è la lingua napoletana. Zoccola, zoccola, zoccola mia, scendono e nascono ognuno che innamora. Zoccola, zoccola, zoccola velosa, che vanno e rusicano tutte cose. Zoccola, zucculone, zucculela, ma certi piezze zoccola son bella. Zoccola, zoccola, fanno sempre figlie, ma pure figlie zoccola son figlie. E non vanno a morire, e non vanno a morire, e volevo dare le una serata magnifica, è durata più di due ore ormai. Lui si chiama Francesco Cuomo, uno dei più grandi cantanti davvero che abbiamo a Napoli. Vieni Francesco, così chiudiamo la serata, altrimenti non finisce mai. Lui si chiama Nicola Fiorillo, è straordinario, l'avete sentito stasera, è un flautista che ha uno strumento
C'è uno strumento. Se lo dite voi, professore, vi crediamo. E io voglio ringraziare prima di tutto Alan De Luca, per favore, che ci ha fatto un pezzo di teatro. Ci ha ricordato bambini, vi ricordate che andavamo alle feste, insomma, bravissimo. Alan De Luca, prima di Elena, scusatemi, c'è Umberto Tommaselli, che ci ha fatto da Viviani a Pisano e Cioffi, a Francolini, eccolo qua, Umberto è uno dei veramente straordinari attore. Poi dobbiamo ringraziare Dulcis in Fundo, naturalmente Elena, che si è prestata a questo gioco insieme a noi. Quando sfogata la trete, ma sia più rispettosa. Signore e signori, però scusate, noi abbiamo un capitano che è veramente un pozzo senza fondo. Amedeo Colella! Io non so neppure come è cominciata questa avventura, che mi sono ritrovato da un centro di ricerca, insomma, promosso dalla Federico II, poi in un posto del genere stasera. Però vorrei qui il nostro vice sindaco, intanto che prepariamo i documenti, le lauree, perché dobbiamo consegnarle. Allora, io volevo, il tocco, volevo rammentare a tutti che io nella vita reale però faccio lo scrittore e scasualmente, con la S, scasualmente, lì c'è il banchetto della Mondadori di Piano di Sorrento, e c'è il mio ultimo libro, Napoli 365, c'è il libro dei test dell'Università Gennarino II, cioè ci sono 1000 test per entrare in accademia, insomma, per dire alla scuola di specializzazione. E allora se cortesemente... Scusate. Ma signore, dalla disorda a rete. No, però no, volevo dire, siccome i libri di Amedeo si leggono in salotto, e fate bene, questa sera casualmente ci sono anche solo 5 copie del libro che racconta i più migliori anni, che è un libro mio, che invece di leggere sul salotto, invece nel salotto si legge un po' poco. È un libro che magari se andate in spiaggia vi potete ciosciare. Ma l'editore qual è? L'editore? C'è la casa editrice. Con solo 12 euro vi portate i più migliori anni a casa e l'incasso è totalmente devoluto in beneficenza. Una cosa importante. No, non si dice la beneficenza di... No, ma quale famiglia? No, è una famiglia napoletana bisognosa. La mia famiglia. Solo 5 copie, invece lui ci ha 500. Dopo rimaniamo per il firmacopia, non sta scherzando, ho scritto un libro che si chiama I più migliori anni e lì, vabbè, molto divertente. Noi rimaniamo per il firmacopia, però... E avevo promesso che chi ha seguito con diligenza questa accademia di 6 lezioni di napoletanità, questa allora immaginiamo che sia una commissione d'esame, quindi venite tutti quanti avanti, io sono il rettore, questa è la laurea della Gennarino II, un poco ciascuno così, non dite che la Gennarino II dà le lauree facili, no? Perché e dà un po' di laurea così a come venga, insomma così. Io direi che col vostro permesso io... Visti gli attestati degli studi compiuti e il risultato dell'esame di laurea superato in questa università il giorno 7 agosto 2024, noi sottoscritti, Amedeo Colella, magnifico rettore dell'Università Università Pezzotta Gennarino II di Napoli, congiuntamente ai docenti De Luca Alan, Vittoria Elena, come ti chiami? Qual è il cognome? Vittoria. No, abbiamo fatto un atto ufficiale. Cuomo Francesco, Iaccarì, Giovanni, Umberto Tommaselli e Nicola Fiorillo, dichiariamo dottori in napoletanità con lode, sì, con lode, professore, con lode, con lode, i signori, vabbè, tutti presenti stasera. Noi vi ringraziamo tutti, da oggi potete fregiarvi del titolo di dottore, cioè uno va a teatro una sera, se non torna a casa, con Pietzegaard, si può mai sapere, i Pietzegaard, diceva papà, pigli due piezze carte che può sempre servire, un concorso, una cosa per titoli, voi mettetele in mezzo nei titoli, non si può mai sapere. Ecco. Carta sottile però questa. Noi da oggi siete tutti dottori in napoletanità, grazie a tutti. Grazie. Allora, ricordiamo, visto che è fuori programma, non lo troverete nel pieghevole, martedì 27 agosto... Ritornerà io ed Elena, vi aspettiamo io ed Elena con Cabaret Chantant, quindi martedì 27 agosto, 10 euro cada uno a chi viene.
ingresso libero, era l'unico spettacolo dove venite a pagare. Vi chiedo un grandissimo applauso per l'amico professor rettore Amedeo Colella. Grazie.